quella ragazzina del 2018 è cresciuta, è diventata donna e ha vinto un europeo. Il fatto di vincere un europeo dà la possibilità a più persone di conoscere e di avvicinarsi al nostro sport. Per me e per le ragazze vestire la maglia è un'emozione unica, perché in quella maglia si identificano e realizzano i sogni di tante persone che non hanno il privilegio di vestirla, ma hanno l'orgoglio di vederla vincere. La bella Italia è campione del mondo per la quarta volta nella storia, dopo 24 anni. Qua abbiamo alzato la coppa, 24 anni dopo siamo sempre arrivati molto vicini, e lì è stata un po' come una liberazione averla vinta e averla portata a casa. Mettere al centro la maglia, mettere al centro alcuni valori che dovevano riscaldare l'animo, soprattutto per chi come me e altri del mio gruppo ha fatto quel percorso. Per la maglia azzurra io farei salti mortali. Siamo un gruppo molto unito. Questa secondo me è stata la cosa in più che ci ha permesso di fare questo grande passo e raggiungere questo grande traguardo. Sono sempre il bambino che si diverte e che gioca. Vincere con così tanta gente che ci tifava, che dava il loro apporto anche da casa, è stato bellissimo. Nessuno mi ha dato la parvenza di voler mollare, ma perché siamo troppo competitive. Mi ricordo di non aver realizzato quella vittoria neanche a distanza di 3-4 giorni. La vittoria dell'Europeo è stata emozionante, è la prima volta che ho pianto per una partita. Nelle medaglie adesso c'è solo un colore che conta, e tutto il resto sembra avere un peso diverso. Abbiamo visto sfumare davanti a noi la finale, ma potevamo giocarci ancora una medaglia, potevamo ancora entrare a far parte della storia. Tutta l'Italia si aspettava la medaglia d'oro. Dentro di noi, dopo la semifinale, è stata una batosta allucinante. Tutte eravamo lì l'una per l'altra. Sapevamo che avremmo potuto fare qualcosa di grande. Era importante arrivare lì, su quel podio. Per me è sempre una medaglia al collo. Quando si vince, sono solo lacrime di felicità. Questa si chiamerà un anno fantastico. Un anno? Lo dimenticherò. Straordinario!